Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio con il nostro Tino Ammazza, signori. Io sono Maullo e siamo nel nono episodio di questa serie, signori. Allora, prima di partire col video, mentre il nostro Tino non so cosa sta combinando lì nel banco del mixologo, nel banco bar, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi, vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto. E signori, datemi dei consigli eventualmente su cosa far fare a questo nostro povero Tino, signori. Allora, intanto abbiamo creato una bella bevanda perché noi abbiamo un compito del giorno che dobbiamo un attimo riuscire a completare, sì? Se no, noi oggi la promozione non la otteniamo. Cucina. Zio, fatti, ma veramente scusatemi, farli qui il mixologo è più veloce, mi fa prepara una bevanda preferita, dai così, zio, muoviti, muoviti, dai che ti riempi la pancia di cose da bere, smettila di bere questa, buttala e prendine altro da bere, cosa devi fare? La socialità, mi manca la socialità al nostro buon Tino, attualmente non ci interessa perché mo Tino alle 6 deve andare, chi cazzarola è questo signore? Ciao, ciao, invita a entrare. Non so chi cazzarola sia questa, signori. In tutto questo, noi dobbiamo anche. Zia, ti ho invitata a entrare. Zia? Zia? Sei per caso incinta? No, ok, non è incinta, quindi non abbiamo Marta Dodaro. Bene, Marta Dodaro è venuta a trovarci. Siamo contenti di questa cosa. Oh, salutiamo Marta Dodaro. Comunque, Tino, signori, ha fatto una barca. È tondo tondo. Cioè, che cazzarola? Non prepariamo una bevanda, prepara una bevanda, prepara una bevanda per Tina Dodaro. Sì, ok, dai, così la facciamo stare a suo agio. Ma ti ho detto di preparare una bevanda, prepara una bevanda, prepara una bevanda per Tina. Oh, ok, l'ha capito. Tina ci mette un attimino a capire le cose, però poi lo capisce, poi lo capisce. Che problemi c'hai? Tu prepara intanto la bevanda. Non le piacciono le bevande, ma che problemi c'hai, Tino? Signori, noi abbiamo l'obiettivo intanto di. Oh. Che simpatica, ci sta buttando la spazzatura. E noi siamo a disagio perché giustamente viene un ospite e noi gli facciamo buttare la spazzatura all'ospite. Dove stai andando con quella spazzatura? Ma perché me l'ha buttata lì? Ma che cazzo non la fai, zia? Butta via. Ma porca. Allora, facciamo un attimo di pulizia, signore. Ripulisci questo. Ripulisci questo di qua. Ripulisci questo. Questo, bevitelo. Bevi, bravissimo. Facciamo un attimino di ordine. Cosa sta facendo? Perché c'è della spazzatura buttata lì in mezzo al. Vabbè, non facciamoci troppe domande, non chiediamoci troppe cose e va bene così. Allora, signori, sbrighiamo queste due cose velocissime, bravo Tino. Questa chi cazzarola è? Ma chi sei? Ma perché stanno venendo a trovarmi tutte persone che non conosco? Invita a entrare. Non so chi cazzarola siano. Dobbiamo fare altro in questo episodio, signori. Dobbiamo andare a convivere. Il titolo parla chiaro. Chi sono queste che sono venute a trovarmi? Non si sa. Però va bene. Ah, queste si conoscono. Queste si conoscono. Chi sei tu? Irene Caruso. Ciao Irene, non ti conosco. Mi fa piacere che tu sei qui. Parliamo un pochino con Irene, signori. In modo tale che la nostra socialità qui salga un attimino. Devi parlarci, zio. Presentazione allegra, va bene. Tutto questo noi tra un'ora andiamo a lavorare. Bene, bene. Quindi dovremo rimandare domani. Che fai? Ma io gli dico di parlare, questo fa i fatti suoi. Tino, dovresti mangiarne? No, no, non ci frega niente di mangiare, signori. Andiamoci a lavorare. Abbiamo completato tutti gli obiettivi, giusto? Perfetto, ci prepariamo alla promozione, signori. Queste rimarranno a casa nostra a rompere le scatole, va bene, però nessun problema, nessun problema. Ti te ne devi andare a lavorare, ok. Ma stanno a venire tutti, ma che problemi hanno? Laura, Rinaldi, la nostra Laura, la nostra donna, no, la nostra compagna. Ma lei è la nostra compagna? Sì, ma perché non è incinta? Ricordavo che era incinta Laura Rinaldi. Perché non è incinta Laura Rinaldi? No, non è la nostra compagna Laura Rinaldi. Ho un po' di confusione, signori. Ho leggermente un po' di confusione. La nostra compagna è la nostra. Chi è la nostra? Lucia è la nostra fidanzata, signori. Porca miseria. Grazie per la compagnia. Tanti cari saluti. Questa è entrata in casa mia così. Qui c'è un po' di comando. Comandano in casa mia le persone, signori. Chi entra e chi esce? Questa mi sta venendo a consumare la luce a casa. Va bene, superfluo. Ci vediamo dopo, ma chi ti conosce? Però va bene, signori. Allora, decisi, decisi. Aspettiamo ormai che il nostro Tino torni a casa. A che ora torna a casa, Tino? Scusatemi. Alle 2 di notte, bene, rapido taglio. Ok, signori, Tino è tornato a casa. Abbiamo ottenuto un'altra promozione, promosso aiuto cuoco.
Allora, 9 simoleoni in più, 47 l'ora, ok, aspetta, ferma qua. Ok, il tuo prossimo turno di lavoro lavoriamo alle 2, dalle 2 alle 22, ok, e lavoriamo 3, 4 giorni e 3 giorni di pausa, bene, bene, ok. Iniziamo a guadagnare un po' di big money. Allora, signori, sistemiamo un attimino il nostro tino. Pranza, fai un pasto veloce. Biscotti a forma di animale, direi che vanno più che bene. Poi andiamo direttamente a dormire, signori, e domani è un nuovo giorno, domani è un nuovo giorno, signori. Manca poco al compleanno di Tino, ottimo! Allora, signori, noi dobbiamo dare una svolta. Chiedi un appuntamento, no, inviata nel lotto attuale, signori. Noi diamo una svolta alla vita del nostro Tino, signori. La bellissima Lucia Sanna la invitiamo nel nostro appartamento e le chiederemo di venire a convivere, signori. Tutto questo, abbiamo una casa che non è normale come casa. Riesci a prendere il bicchiere, zio? Il bicchiere, ripulisci, bravissimo, ripulisci anche questo. Lucia arriverà molto presto, dico, sta avvenendo la tua futura compagna di vita. Direi che sarebbe l'ora di sistemare un attimino casa. Il bagno è pulito? Sì, il bagno sembra pulito, il bagno sembra pulito. Dai, dai. Signori, ha nevicato, guardate, ha nevicato, bellissimo. Non ci avevo mai fatto caso. Guardate, guardate Lucia, signori, Lucia che è incinta. Allora, chiedi di sentire il neonato, ecco, diamo un inizio così, dopodiché la invitiamo, chiedi di sentire il neonato, abbraccia, condividi un segreto, vediamo come faccio a chiederle di trasferirsi qui da noi, signori, altre scelte, romantico. Chiedi un appuntamento, no, altre scelte, sussurra, proponi nozze, manda un bacio, proponi una domanda spinta, professa domanda, sussurra, altre scelte. Tieni altre scelte. Chiedi di condividere, signori, ce l'abbiamo. La bellissima Lucia sta per entrare a far parte della nostra vita, signori. È incinta, è incinta. Noi, il nostro Tino, ha voglia. Clicca su OK per visualizzare e separa. Unisce la... Ok, signori. Sta andando da Lucia. Sta facendo tutto da solo. Io non gli ho mai detto niente. Guardate, hanno una pancia che si fanno concorrenza a vicenda per la pancia che hanno, signori. Bene. Ok, quindi la bellissima Lucia è venuta a stare da noi, signori. Ok, ora diventa complicato perché non sopporto. Fai una doccia. Tu fai una doccia e invece la bellissima Lucia prepara qualcosa da mangiare. Fai un pasto veloce? No, servi la colazione, signori. Macedonia? No, 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 devi cucinare, zia. Cucina un pasto in forna. In forna dei dolci al cioccolato. Va bene, va bene. Dove è andata? Scusate, mi sono perso un attimino qualcosa. Ok, quanto manca la gravidanza? Scusatemi. Secondo trimestre, quindi siamo vicini, siamo vicini. Lucia, tu in tutto questo non lavori, vero? Lucia, tu in tutto questo non lavori, vero? È un mio dubbio che mi inizi una carriera. Zia mia, dovresti iniziare anche a collaborare, a collaborare a casa. Quindi direi di non soffermarci troppo sulle varie situazioni, dovresti anche tu iniziare a dare una mano a casa. Inizia una carriera, sì. Oh. Andiamo di qua, andiamo dal telefono. Chiacchiera. Acquista dato, abilità, viaggio, in vacanza, trasferisci. No, devi iniziare a lavorare. Acquista, compra. Oh, ok. Allora, a lei. Le facciamo, serve per farle fare la criminale, però non è possibile perché comunque dobbiamo un attimino farla stare a casa, signori. Quindi diventerà una social media, sì. Lucia la social media, mi piace. O una scrittrice, una scrittrice o una scrittrice. No, social media, va bene. Dalle 9 alle 15, tranne il sabato e la domenica, ok. Ok, speriamo che il bambino non rimanga troppo da solo perché sennò siamo un attimo nella cacca. Allora, stato, attenzione, crea un profilo sui social media. Lucia Sanna deve rilanciarsi accettando. Ok, certo. Crea un profilo social media, va bene. E noi lo andiamo a creare subito, signori. Non devi apparecchiare la tavola, devi prendere il computer. Bella Lucia, social media. Crea un profilo social media. Ok, ci stiamo riuscendo, signori. Ci stiamo riuscendo. Forse, riusciamo a portare avanti questa convivenza, signori. Ci proviamo. Mi piacerebbe andare avanti fin quando. Aspettate, Tino,
Chiaravilla, Chiaravilla, che cosa vuole? Senti che dritta che ti do, questa settimana al mercato delle pulci? Non me ne frega niente al mercato delle pulci, qui è appena nata una nuova famiglia, signori. Allora, stiamo calmi, 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 calmi e concentrati. Allora, io voglio riuscire ad organizzare tutto e chiudere questo video con la nascita del figlio effettivo di Tino. Ammazza, signori. Tino ammazza. Intanto questo ha cucinato, bene, siamo contenti. Brava zia. Tino, però devi andare in bagno, Tino mio. Fai le cose a metà, ti devo dire tutto. Vai in bagno, Tino. Tu, Lucia, mangia. Prima gli assaggi tu, zia, gli assaggi tu prima queste cose che hai fatto. Prendi una porzione. La stessa cosa poi la farà Tino. Bravo, così. Prendi una porzione, ok. Riusciremo, Lucia ha creato un nuovo profilo su social media nella fase è impossibile farsi notare senza essere presente online. Il nostro profilo su social media guadagna dei follower, amplia la tua rete di conoscenze e diventa una potenza online. Ok, questo vabbè, questo è Tino, ok. Invece lei che deve fare? Ah, lei già l'ha fatto. Vai, crea un profilo social. Ah, questo è, vai a due appuntamenti, non mi interessa questo. Lei oggi non lavora, ok, perfetto. Allora, Lucia sta mangiando e siamo contenti di questa cosa. Dopodiché dobbiamo, social media, dobbiamo migliorare. Controlla, no, elimina profili, aggiorna lo status su social media. Ecco, dai, zia, devi fare qualcosa di interessante. Va bene, signori, allora, detto questo, io accendo il buontino, scusatemi. Il buontino, quando è che fa il compleanno? Tra 2 giorni, ok? Bene, bene, signori. Allora, acceleriamo fin quando non nasce il pupo, signori. Acceleriamo fin quando non nasce un pupo. Signori, piccola, piccola pausa. Non so come siano arrivate tutte queste donne a casa mia, però va bene. C'è qualcosa che non mi torna, però va bene, va bene. Tante donne a casa mia. Che cosa interessante. Ok, allora, intanto Tino se ne sta andando a lavorare. Questa è una cosa buona. Quindi Tino se ne è andato a lavorare e noi rimaniamo da soli con Lucia, Tina si trova al lavoro, bravo Tina, quantomeno tu pensi a fare soldi. Signori, stiamo raggiungendo il quarto livello di mixologia, tra un'ora il nostro Tino andrà a lavorare e per questo video ci fermiamo qui, signori. Purtroppo io sono andato avanti un po' di giorni e Lucia è andata a lavorare, quindi ancora non se ne parla di partorire, anche se la cosa succederà tra molto poco. E il nostro buon Tino invece riesco a levare tutte queste notifiche. Il nostro buontino, no, Lucia, non mi interessa. Lucia, il nostro buontino fra un giorno fa il compleanno, quindi l'episodio di domani sarà molto, molto, molto carico di informazioni, signori. Informazioni, decisamente sì, decisamente sì. Ci saranno tanti sviluppi. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale, signori, per un altro appuntamento, quello di domani. Bella raga. Ciao!